Buongiorno a tutti, bentornati sul mio canale, sono Orso. Oggi la seconda pillola, come avevo promesso, parliamo della temperatura dell'acqua per non danneggiare le piantine. Questo è il mio semenzaio, quello che ho in casa. In questa stanza c'ho dai 17-18 gradi circa e è interessante vedere la temperatura dell'acqua prima di innaffiare le piantine. Questa, se volete, è una cosa un po' pignola, però è importante. Se voi ci fate caso, parlate con i vecchi contadini, chi ha il pozzo difficilmente dà l'acqua del pozzo alle piante, perché è troppo freddo, lo sbalzo è troppo alto. Ok, siamo in estate, va bene anche lo sbalzo di 20-25 gradi tra fuori e l'acqua del pozzo, ma nel nostro piccolo. Qui parliamo di piantine, veramente di germogli. Questo è il basilico, guardate, sono germoglietti piccolini e abbiamo una temperatura degli alveoli di 17 gradi 8, che è un po' quella temperatura ambiente che vi dicevo prima, no? Siamo intorno ai 18 gradi. Ecco qua. Ora, questa è l'acqua che io mi è avanzata da ieri sera, non l'ho riempita e quindi vediamo la temperatura di quest'acqua qui. Adesso l'appoggio qui solo perché per motivi di camera. Ecco, come vedete, la temperatura ambiente dell'acqua, questa è, siamo anche qua a 17 gradi e mezzo, 18. Ora vi faccio vedere la temperatura dell'acqua appena presa dal rubinetto e vi spaventate. Ecco qua, mi appoggio qui, ancora non ho germogli. La temperatura dell'acqua appena presa dal rubinetto è di 14 gradi. Quindi abbiamo uno sbalzo di circa 4 gradi e vi assicuro che non è poco. Un altro aspetto da tenere in considerazione è il cloro. Se, come vi dicevo l'altra volta, non avete un depuratore d'acqua a osmosi inversa che vi toglie il cloro e il calcare, una volta che voi utilizzate l'acqua del rubinetto, questa è piena di cloro, lo sappiamo tutti, anche l'odore del cloro. Quindi l'ideale sarebbe farla decantare per qualche ora, così che il cloro evapori. Allora a quel punto l'acqua è un pochino più pura. Il mio consiglio che vi do è quello di mettere e preparare l'innaffiatoio la sera, lasciarlo aperto col tappo in modo tale che il cloro evapori. Il mattino dopo avete l'acqua con il cloro evaporato e la temperatura ambiente raggiunta perfettamente dal liquido interno. Come sempre, come avevo fatto vedere l'altra volta, in questo caso i germogli hanno un 3 settimane circa, quindi sono un pochino più robusti delle prime settimane, dei primi giorni, però comunque se posso evito di innaffiare e di bagnare la piantina, quindi cerco di stare intorno. E questa operazione qui, in base alla temperatura ambiente che avete, va fatta da 1 a 2 volte al giorno, perché in casa il terriccio tende a seccarsi molto. Vuoi per i termosifoni che sono secchi, vuoi per una cosa, vuoi per un'altra. Ecco. Un paio di volte al giorno va fatto questo lavoro. Bene, questa era la seconda pillola che ci tenevo di farvi vedere per quanto riguarda il semenzaio in casa. È quasi tempo di chiudere il semenzaio in casa e portarli fuori. Non so se ne farò altri, vediamo un attimino. Man mano che mi sorgono nuove idee o incontro nuovi problemi e trovo le soluzioni, ovviamente, vi faccio vedere un attimo quello che ho fatto. Ne approfitto solo per farvi vedere le fragole. Se avete visto il video della volta scorsa, l'ultima pillola, quella della lampada che era un po' distante dalle insalate che filavano, ho corretto il tiro. Come vedete adesso tra le fragole e la lampada ci sono 5 dita e non ci sono più fenomeni di filamento delle piantine. Bene, è tutto. Vi ringrazio per essere stati con me anche oggi. Se avete qualche domanda e vi posso rispondere, scrivete qui nei commenti, lo faccio volentieri. Seguitemi anche su Instagram e Facebook se vi va. Se vi è piaciuto il video, volete condividerlo o lasciarmi un like, ve ne sono grato, mi aiutate a far crescere il canale. Ci vediamo giovedì prossimo, vi auguro una buona serata.